questa nuova puntata di Edilizia Sicura esploriamo il mondo del mattone, dal laterizio funzionale in muratura armata alle differenze con l'argilla, soprattutto in termini di prestazioni e durabilità. Vediamo ora come la tecnologia della stampa 3D aiuti la progettazione attraverso la realizzazione di prototipi di mattone stratificato in argilla. L'utilizzo dell'argilla è qualcosa che appartiene alla tradizione, ma allo stesso tempo vogliamo anche unire tutto ciò che è vera innovazione in edilizia. E stranamente l'argilla, pur essendo uno dei materiali più antichi, più facili, più economici, più reperibili in tutto il mondo, è tornata ad essere un materiale che probabilmente nei prossimi anni riceverà anche delle sorprese. Una di queste, per esempio, è la stampa 3D e quindi la possibilità di creare forme architettoniche anche attraverso proprio un materiale che è, si potrebbe dire, tra i più poveri, ma anche tra i più reperibili e più economici nel mondo. E quindi l'idea è molto semplice, persino banale direi, e che a sua volta prende un po' le mosse dalla tradizione, è quella di creare delle forme costruite proprio attraverso strati di argilla. È una tecnica che in realtà si utilizzava e si utilizza ancora in qualche paese del mondo, appunto attraverso pareti abbastanza spesse, dove viene appunto stesa dell'argilla con una leggera struttura in legno e quindi strati di argilla sovrapposti. Allo stesso modo e con lo stesso principio funziona anche appunto quella che viene spesso chiamata la manifattura additiva, cioè l'idea di costruire delle forme attraverso degli strati di materiale. In questo caso abbiamo proprio un piccolo esempio di un manufatto che è stato realizzato proprio con lo stesso principio, dei layer, cioè degli strati di materiale, in questo caso appunto di argilla, che vanno a formare pian piano poi un oggetto tridimensionale che può essere un componente edile più o meno limitato, ma potrebbe essere persino appunto il modulo abitativo intero. Ci sono già degli esempi in giro per il mondo e anche qui nella nostra zona appunto c'è qualche tentativo appunto di riuscire a stampare interamente una casa. E questo ovviamente porta in evidenza il valore anche dell'argilla come materiale, chiaramente considerandola anche in chiave bioarchitettonica. Quali peculiarità? Ultimamente, negli ultimi anni, tra l'altro abbiamo fatto anche negli anni passati dei corsi proprio specifici per l'utilizzo dell'argilla all'interno, proprio utilizzata come mattoni crudi e quindi tecnica abbastanza tradizionale, collaudata, in edilizia, quella di fare dei muri, semplicemente utilizzando però dei mattoni crudi che hanno il vantaggio di assorbire facilmente l'umidità in un ambiente e altrettanto facilmente cederlo quando c'è bisogno, una specie di volano idrotermico. Questo fa sì che possa essere un ottimo materiale utilizzato all'interno. Spesso l'idea di usare l'argilla si associa all'idea di un materiale poco consistente, poco stabile, resistente. È chiaro che ha i suoi limiti, anche se poi per la verità nel mondo esistono edifici fatti in argilla cruda che raggiungono quasi 100 metri d'altezza e quindi sono tra l'altro esempi bellissimi e che stanno in piedi da secoli. Ma per quel che ci riguarda, un utilizzo intelligente, nuovo e in chiave appunto bioarchitettonica, quindi considerando un materiale sano, semplice da utilizzare, di basso costo, sono appunto quei vantaggi che lo renderebbero un materiale ottimo da utilizzare. Analizziamo adesso l'evoluzione del laterizio, dal classico mattone a quello potenziato dalla tecnologia più avanzata, ad esempio in terracotta, porizzato, alleggerito e levigato, per garantire una buona resistenza sismica, o riempito con fibre isolanti per un'efficiente tenuta termica. Quando parliamo di laterizio parliamo di un elemento senz'altro naturale, è l'elemento costruttivo, o per meglio dire, per le costruzioni più naturali in assoluto, perché parliamo di terracotta. La terra è un elemento naturale, come sappiamo, e quello che facciamo è andarlo a modellare per creare degli elementi sempre nuovi e sempre più performanti. Quindi parliamo di laterizio porizzato, il che significa alleggerito. La porizzazione generalmente viene fatta con polistirolo, oppure con le nuove tecnologie andiamo a porizzare con elementi naturali quali la segatura, la farina di legno, per realizzare anche elementi biocompatibili.
È chiaro che a questo si aggiunge anche una tecnologia produttiva che ci permette di renderli sempre più performanti. Quindi ad esempio riempiamo i fori dei blocchi con elementi isolanti, come ad esempio pannelli in lana di roccia o perlite, e soprattutto andiamo a rettificare i blocchi, cioè a renderli per così dire levigati, a facilitare la posa, perché l'immissione, o per meglio dire la realizzazione di una posa in opera con poca malta di allettamento, permette di migliorare molto le prestazioni termiche della muratura. Quali novità riguardano questa tipologia di laterizio legata all'antisismica? Allora, la principale novità è che comunque questo sistema, che si chiama muratura confinata, è stata inserita nelle nuove norme tecniche, la normativa, la NTC. È una grande novità perché per la prima volta questo sistema costruttivo viene, diciamo, definito all'interno delle norme e vengono date le indicazioni per la progettazione. E questo nostro associato ha sviluppato questo sistema, e come vedete c'è anche un piccolo pannellino che riporta alcune verifiche che sono state fatte a livello di tavola vibrante all'Enea insieme all'Università di Perugia. Quindi un sistema nuovo, assolutamente funzionale. Qua si vedono anche alcuni risultati di confronto con la muratura ordinaria e la muratura armata. Un bel sistema che sicuramente che potrà essere utilizzato in Italia già da quest'anno. In che cosa consiste proprio nello specifico? Allora, consiste nell'utilizzare la classica muratura, diciamo, il laterizio confinata attraverso elementi di cemento armato, che sono dei pilastrini e poi le classiche, diciamo, travi di confinamento. Presidente Vignoli, in veste di costruttore oggi le chiediamo qualcosa sul mattone, che è proprio l'elemento, verrebbe da dire, base del mondo edile, ma è tutt'altro che un materiale scontato e banale. Le cose più belle che ricordo sul mattone erano i vecchi muratori quando avevano il camice bianco, no? C'era una grande lotta quanti mattoni mettevano al giorno. La media era 700, ma c'era chi ne metteva giù anche 1200. La sostanza è che è sempre stato un materiale povero, però che nel nostro territorio ci ha permesso di fare costruzioni anche importanti. E già dal dopoguerra abbiamo utilizzato molto questo materiale, povero sicuramente, però che ci permetteva di sviluppare case belle. Spesso si utilizzava il facciavista, perché noi qui, col mattone bolognese, comune bolognese, facevamo le case facciavista che tutti erano innamorati. Dicevano nei bar la sera: ho comprato la casa facciavista perché dopo non ha bisogno di manutenzione. Poi è chiaro che è cambiato tutto, sono arrivati nuovi materiali, però questo è un materiale che non si è mai perso. Sono nati mattoni colorati, mattoni lavorati, mattoni fatti a mano come una volta per fare i pozzi, per fare gli archi. È un materiale che io amo molto e penso che faccia parte della storia della nostra città. La tecnologia ha aumentato la possibilità di utilizzarlo, mettendoci in condizioni di avere comunque risparmio energetico, comunque rispettare l'ambiente, perché oggi lo utilizziamo come vezzo, quindi magari come parte esterna, e lavoriamo all'interno il fabbricato per fare sì che sia contemporaneo. L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha realizzato una nuova app gratuita sulla gestione del rischio in edilizia, sviluppata all'interno del progetto SicurApp, strumenti per la prevenzione del rischio. È importante prima di tutto individuare le principali aree di rischio e cosa di fatto sia all'origine della mancata sicurezza sul lavoro. Si tratta di uno strumento che contribuisce alla diffusione di informazioni e procedure utili nell'ottica di una cultura della sicurezza capillare e a portata di mano. Uno strumento tecnologico efficace che fornisce risposte e indicazioni immediate. Edilizia sicura! I
In realtà si tratta di un tema poco conosciuto e poco dibattuto, ma importantissimo in edilizia. Gli edifici sono beni immobili, devono durare nel tempo e quindi la caratteristica principale che tutti i materiali della costruzione devono avere è proprio la durata nel tempo, cioè la capacità di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche e quindi di rimanere una parte integra dell'involucro e dell'organismo edilizio. Un esempio bellissimo sono i laterizi, in modo particolare i mattoni, che dopo migliaia di anni di vita all'interno degli edifici e delle costruzioni hanno dato appunto prova di essere materiali che resistono benissimo al tempo. Qui abbiamo un esempio bellissimo di un mattone che ha addirittura 2300 anni di vita ed è ancora integro e in buone condizioni, come potete vedere. A volte non si può dire la stessa cosa di molti dei materiali moderni, nuovi, che ogni giorno vengono fuori e vengono utilizzati nelle costruzioni. Non sempre, appunto, ci sono analisi approfondite sulla durabilità nel tempo di questi materiali. Il CIRI, Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale in Edilizia e Costruzioni dell'Università di Bologna, basa la sua ricerca sullo sviluppo di prodotti e procedure, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore edile a favore di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica e per il restauro, il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente. Vediamo ora un dettaglio della collaborazione tra il CIRI e l'Istituto Professionale Edile. Illustriamo quindi il vostro rapporto con l'Istituto Professionale Edile di Bologna. Dunque, da anni partecipiamo a questa manifestazione che è SAI in questo caso 2018 e come tutti gli anni partecipiamo realizzando un mock-up dimostrativo, in questo caso in laterizio, e la nostra collaborazione con IPLE è appunto col fine di realizzare quest'anno, per esempio vedete una casetta con quattro pilastri più uno centrale realizzato in mattoni. Anni precedenti abbiamo realizzato altre strutture con tufo piuttosto che altri materiali da costruzione. Ci sono tanti elementi innovativi, in particolare sul substrato appunto costruito da IPLE noi andiamo ad applicare quello che sono rinforzi strutturali e quindi rinforzi sia di tipo FRP, quindi materiali a matrice polimerica, oppure materiali a matrice base calce o base cemento, quindi a matrice inorganica. Consideriamo di portare avanti questa collaborazione che riteniamo più che soddisfacente in quanto la qualità del prodotto finito è elevata. Noi come centro di ricerca facciamo anche prove di laboratorio e oltre che a portare avanti progetti europei piuttosto che nazionali, e tutto sommato vediamo che l'edilizia in qualche modo sta continuando a avere un processo di crescita. Questa settimana vi presentiamo i corsi in evidenza, mercoledì 10 aprile, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 12, rischio scavi e valutazione del rischio ordigni bellici. Martedì 16 aprile, formazione e sicurezza dei lavoratori settore costruzioni, rischio alto. Mercoledì 17 aprile, formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta e aggiornamento per lavoratori che hanno già effettuato la formazione teorica. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com attraverso le pagine social e sul canale YouTube.